animali fantastici e dove trovarli. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente l'abbiamo visto. Il film più atteso dell'anno, il film più bello dell'anno? No, però è il film più atteso di sicuro da tutti i fan di Harry Potter e non. E, insomma, a noi non è dispiaciuto. Nel complesso il film ci è piaciuto e ci siamo divertiti. Ci sono dei problemi, adesso vi spiego, però insomma alla fine a me è piaciuto, il risultato è positivo. J.K. Rowling scrive la sceneggiatura, la sua prima sceneggiatura, e insomma non è male. David Yates, forse il problema principale è proprio David Yates, che il film ha dei problemi di ritmo, soprattutto nella prima parte. Io, ragazzi, lo dico, ho quasi rischiato la sonno e di dormire in sala. In realtà ce l'ho fatta, perché la seconda parte è effettivamente molto accattivante e prende molto. Eddie Redmayne interpreta il protagonista, questo Newt Scamander, che questo magizoologo che ha questa valigia piena di animali fantastici che inavvertitamente si liberano per tutto New York. C'è poi anche un discorso politico dietro questa guerra tra maghi e esseri umani. I maghi non si devono far vedere, perché altrimenti gli umani scatenano la guerra, che vabbè, un po' campata lì. Però insomma, è un film che mi ha divertito molto. Altra cosa molto positiva del film è che non c'è più Harry Potter. Non c'è più, in realtà non è ancora nato, perché il film è uno spin-off prequel di Harry Potter, e quindi questa è una nota positiva. Io odio Daniel Radcliffe, quindi, e odio anche Emma Watson, quindi per fortuna ce lo siamo levati dalle palle, e grazie a Dio. E al suo posto c'è questo attore bravissimo che è Eddie Redmayne, che qui fa un po' il personaggino un po' sfigatello, un po' così, ma l'abbiamo apprezzato molto e ci è piaciuto molto. In attesa di vedere gli altri quattro film, amici, no? Non uno, non due, ma quattro, quindi la saga sarà composta da 5 film, noi siamo soddisfatti. Ah, ecco, un'altra cosa che ci spinge a vedere gli altri film è il cattivone finale, che non vi svelo chi è, ma ormai lo sapete, perché ormai lo stanno dicendo tutti, insomma, è Johnny Depp, ve lo dico, è buono. È Johnny Depp che sarà il gran cattivo della saga su per Harry Potter alla volta è morto. Invece qui è questo è Johnny Depp che interpreta Grindelwald, adesso non mi ricordo bene il nome, non vorrei dire degli sfondoni, visto che non voglio attirarmi contro i fan di Harry Potter, animali fantastici e dove trovarli. Ragazzi, andatelo a vedere, perché io mi sono divertito. Se resistete la prima ora, andate a vederlo. Ciao.